In studio con noi Gigi Di Luca, direttore artistico della Festa dei Quattro Altari. A meno di un mese dall'evento, fervono i preparativi tra lavoro, polemiche, ma anche tanta attesa. Soprattutto tanta attesa che chiaramente siamo qui ancora ad alimentare perché la festa è un evento importante che non so si fa da moltissimi anni e riproporla oggi è stata sicuramente una volontà molto determinata da parte del sindaco di rimetterla in auge, ma è un lavoro immane e molto faticoso, soprattutto perché è frastagliato da polemiche che francamente non smuovono minimamente l'indirizzo artistico che sto portando avanti. Io faccio questo lavoro da oltre 30 anni in tutte le città vesuviane e non, sia come regista che come direttore artistico, con lo stesso metodo che sto applicando a Torre del Greco e da nessun'altra parte ho avuto in qualche modo ostacoli, polemiche sull'agire. Abbiamo un'attività che sarà poi spalmata tutto l'anno fino al dicembre del 2024, quindi ci sarà spazio per tantissime proposte, ma la Festa dei Quattro Altari è soprattutto nel tema che rivendico fortemente che abbiamo dato, cioè il tema della pace, è sono un uomo, nulla di ciò che è umano reputo a me estraneo. Quindi la festa è identità, è tradizione, è corpus, è riscatto. Una direzione artistica che, come anticipato, si spalmerà nel corso dell'intera annualità del 2024. In tale ottica, la risoluzione dell'ultima querelle con i giovani, soprattutto quelli del forum, il 19 luglio avranno un apposito spazio per esprimere le loro performance artistiche. Ma lo avrebbero già avuto a prescindere perché nel programma presentato mesi fa al sindaco Luigi Mennella c'era un format che prevedeva la partecipazione di giovani emergenti ed artisti locali alla Festa dei Quattro Altari. Non c'era il dettaglio perché il dettaglio lo stiamo costruendo step to step, cioè chi suona e cosa fa. Per cui tutta la loro richiesta, che non mi è mai arrivata formalmente, ma con loro ci siamo chiariti in una riunione pacifica, ma il loro intento era già stato in qualche modo accolto, implicitamente da me e dall'amministrazione comunale. Ai giovani si era dato spazio maggiormente in un appuntamento autunnale che è il Festival dei Giovani, cioè un festival loro dedicato, dove è evidentemente, come dire, importante la loro presenza non solo dal punto di vista esecutivo e artistico, ma anche progettuale, poiché abbiamo bisogno delle loro menti, delle loro visioni sul mondo, del loro sguardo contemporaneo e di quella generazione per realizzare un festival dei giovani. Per cui il 19 luglio, la prima giornata in Villa Comunale, ci sarà uno spazio dedicato su un palco, diciamo, ai musicisti, ai giovani artisti locali, che saranno selezionati a cura del forum attraverso un bando e per realizzare un contest, il primo contest che vogliono portare avanti. E a proposito di programma, quando si avrà l'ufficialità? Ma il programma la settimana prossima sarà annunciato, sarà un programma ampio di cui parleremo, un programma molto articolato, culturale, di spettacolo, di approfondimento, di riconoscibilità dell'identità cittadina all'interno della Festa dei Quattro Altari. Ritengo che la cosa più importante in questo momento sia collaborare tutti, no? Per portare avanti una progettualità complicatissima perché gli aspetti urbanistici della città sono mutati negli anni, le misure di sicurezza a cui dobbiamo sottostare, l'amministrazione deve sottostare, sono completamente diverse da quelle di 20 anni fa, per cui tutto è diventato più complesso, ma stiamo mettendo in campo con una forte volontà di sinergia, amministrazione comunale, parte politica, parte gestionale, direzione artistica, stiamo mettendo in campo un enorme sforzo per realizzare una festa che sia numero zero per quello che può essere poi un prosieguo per il futuro.